Grazie Daniele. C'era un mare di gente a testimonianza dell'affetto di Porto Azzurro per il suo Daniele. Domenica 6 luglio a mezzogiorno si è tenuta la cerimonia di intitolazione del campo sportivo comunale di Porto Azzurro a Daniele Cecchini, il 17enne scomparso nello scorso mese di settembre dopo aver lottato a lungo con grande coraggio contro una terribile forma di leucemia. L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'amministrazione comunale di Porto Azzurro, che ha dato seguito alla promessa fatta dal sindaco Luca Simoni nel giorno dei funerali, e dal progetto Giovani Isola d'Elba, la società calcistica nella quale Daniele giocava. È un momento importante per la nostra comunità, l'abbiamo già sottolineato, e la nostra comunità ha risposto come sempre in maniera molto forte, molto partecipata, c'è veramente tanta gente, era quello che ci aspettavamo. Un debito tributo a un ragazzo che ha dato veramente tanto anche purtroppo in così pochi anni della sua vita al nostro movimento sportivo. Abbiamo voluto fortemente insieme all'amministrazione comunale intitolare il campo a Daniele, perché Daniele è stato tesserato con noi fino all'ultimo anno, fino all'ultimo mese, all'ultimo giorno del suo respiro. Io ringrazio tutti voi e tutte le persone che sono venute qui al campo sportivo, perché abbiamo lavorato tanto per far sì che questa comunità ricordasse Daniele per sempre. Alla cerimonia era presente anche il calciatore e capitano del Livorno Calcio, Andrea Luci. Sono molto onorato di essere venuto qua, perché comunque è giusto e importante che venga ricordato questo ragazzo, perché comunque è importante soprattutto per i propri familiari che la città di Porto Azzurro lo ricordi sempre. L'intitolazione di questo campo penso sia stata una cosa importante per la famiglia, quindi io ringrazio per essere stato chiamato in questa occasione e do un abbraccio fortissimo alla famiglia.